Amici sportivi e l'ascolto, amanti del calcio a 5, del futsal, buongiorno dalla Pala Meucci di Aprilia, Daniele Porcelli per questo appuntamento importantissimo nella categoria allievi per l'Eagles Aprilia, che quest'oggi affronta la capolista. Ormai ci ha staccato il biglietto per la categoria elite della prossima stagione, la Cioni Ariccia. Pallone soffiato, adesso è Mauro. Anche a lui pallone soffiato, se ne va ancora Anderlucci, serve il pallone a destra, sbraccia e ancora Anderlucci, poi in mezzo il pallone che danza, Ciampricotti la rimette in movimento, Curzi, palla persa, poi la recupera subito Jacobucci, se ne va Mauro ed è il vantaggio dell'Eagles Aprilia, si sblocca il match al Pala Meucci. Curzi, palla che arriva a Ciampricotti, ancora Curzi, la possibilità, la finta con il corpo, cerca di rientrare, gli dà disturbo Conforti, senza fallo se ne va Marino, brivido per l'Eagles, in mezzo adesso non è del buon servizio Costantini e il tocco per Marras che va ad anticipare Mauro e c'è il pareggio della Cioni Ariccia Val Montone. Palla che sbatte su Maras, lo recupera l'Eagles, Mauro se ne va e il diagonale troppo angolato e si allontana, c'è il fallo laterale per i padroni di casa, la sbraccia, lancia lungo, pericolo, Jacobucci viene avanti il mancino, poi lascia Costantini la possibilità, brucia anche Curzi, poi se ne va ancora Jacobucci per il gol del vantaggio della Cioni Ariccia Val Montone, affreddato sbraccia, posiziona la palla sul corner, in mezzo per Screpante, il diagonale, Ricciuto, Screpante, recupera il pallone con De Santis, si fa aiutare, in mezzo, non si chiude la triangolazione, Linari, Screpante recupera il pallone, se ne va da solo, poi colpisce il gol del pareggio di Screpante, ha fatto tutto da solo, palla con l'esterno direttamente in avanti, c'è stata intanto la sostituzione, è entrato Sportoletti, sbraccia Ariccia e poi pallone allontanato, Screpante la va a recuperare, subito il pericolo, ancora Screpante in mezzo, il tacco da parte di Anderlucci per Costantini e c'è il gol del vantaggio. Screpante da sulla destra, Corsi nettamente in avanti, è un gol fantastico di Screpante, subito il pareggio. Anderlucci gioca a spallate, ancora sbraccia verso Mauro, all'indietro, adesso Conforti, prova dalla distanza, Screpante, si fa soffiare il pallone da Zevini, poi sbraccia De Santis, palla messa in mezzo per Marino e arriva il gol di Zevini per la Cioni che torna in avanti, ma c'è anche Conforti. Parte Screpante, poi c'è il tiro invece di Curzi, ancora il tiro di Conforti, c'è la deviazione, c'è calcio d'angolo. Ottimo il pallone gestito dal portiere, dal giocatore, poi il tiro, la traversa sul tiro di Conforti, era più un sombrero. Semina adesso il panico, Ricciuto, palla che finisce fuori. La rimessa laterale con Mauro, sbraccia in avanti e poi il colpo di testa di Curzi a sfiorare, palla che finisce però sopra la traversa, colpisce con il mancino, poi si avvita su se stesso, poi perde il pallone, Anderlucci se ne va da solo, trova soltanto l'esterno della rete, Costantini colpisce, trova l'angolino alto opposto per il gol del 5-3. Marino in mezzo, non arriva Costantini,
Ma invece arriva il triplice fischio di Carlo Nonpleggio dalla sezione di Aprilia, che ha diretto questa 24esima giornata tra Eagles e Aprilia, e Cioli Ariccia Valmontone, che termina con la vittoria della Cioli Ariccia Valmontone per 5-3.